Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare il progetto che avete visto ad inizio video. Questo è l'occorrente, quindi lo andiamo a vedere nel dettaglio. Innanzitutto vi dico che il filato è di tutti a mano Luisa, sia la fettuccia in tulle fantasia che la fettuccia in tulle monocolore è di tutti a mano Luisa, di cui vi lascio il link qui in alto e nel box informazioni qui in basso. Quindi per quanto riguarda il filato andremo ad utilizzare appunto la fettuccia in tulle elasticizzato, come potete vedere. Avremo più o meno bisogno di circa 200 g di fettuccia in tulle fantasia e circa di 200 g di fettuccia in tulle monocolore. Nel caso volete utilizzare un solo colore calcolate 400 g circa di fettuccia. Ovviamente se volete utilizzare il cordino, non so dirvi il quantitativo preciso, però penso che con 500 grammi ce la fate, perché comunque andremo ad utilizzare un punto base. So già cosa andrò a realizzare, quindi so darvi qualche dritta e penso che 500 grammi di cordino bastino. Non vi do la certezza perché appunto io la sto realizzando in fettuccia, però calcolate sempre un 500-600 grammi. Poi per quanto riguarda l'uncinetto andrò ad utilizzare un numero 7. Che è adattissimo per la fettuccia che vado ad utilizzare ed anche per il mio modo di lavorare, ed ago tira fettuccia. Questo è tutto l'occorrente. Per quanto riguarda fodera e chiusura, quello è a piacere, potete farlo tranquillamente voi, scegliete la chiusura che più vi piace se volete chiuderla, altrimenti la lasciate così, non ci sono problemi. Quindi ci armiamo di tutto il materiale ed iniziamo subito con il nostro progetto. Dunque vi mostrerò il procedimento con la fettuccia monocolore in modo da farvi vedere meglio i passaggi, perché con la fettuccia fantasia si vede ben poco. Quindi partiamo innanzitutto facendo il cappietto iniziale in questo modo e ci avviamo 31 catenelle. A questo punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Ok, a questo punto facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e per le prossime due righe dovremo andare a lavorare una diminuzione ad inizio riga delle maglie basse ed una diminuzione a fine riga, e questo lo ripeteremo per due righe. Quindi partiamo da questa riga, puntiamo l'uncinetto nel primo punto, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo e a questo punto andiamo a chiudere tutte e tre le asole che abbiamo sull'uncinetto insieme in questo modo. Ed ora procediamo lavorando 26 maglie basse e gli ultimi due punti li andiamo a lavorare insieme, quindi facciamo un'altra diminuzione. In questo modo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e dovremo ripetere lo stesso procedimento. Quindi andiamo a lavorare una diminuzione ad inizio riga. Lavoriamo poi 24 maglie basse ed una diminuzione a fine riga.
A questo punto facciamo la catenella, voltiamo il lavoro e dovremo lavorare delle righe a maglia bassa senza fare ulteriori diminuzioni. Quindi partendo dal primo punto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Questo lo ripeteremo per un totale di 12 righe. So dirvi di preciso lo schema perché ho già lavorato l'altro pannello con la fettuccia fantasia e queste 12 righe corrispondono a circa 15 centimetri. Quindi io comunque ve le lascio indicate qui in basso, raggiungiamo quelle dimensioni e poi vediamo come procedere. Dunque, fatte tutte le righe, a questo punto dobbiamo andare a fare altre diminuzioni, quindi voltiamo il lavoro, facciamo sempre la catenella che utilizziamo comunque per girare e andremo a lavorare sempre una diminuzione ad inizio e fine riga, mentre al centro lavoreremo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Facciamo quindi una diminuzione, lavoriamo due maglie basse chiuse insieme, poi procediamo lavorando una maglia bassa nei 22 punti successivi. Ed una diminuzione a fine riga, quindi lavoriamo sempre due maglie basse chiuse insieme. In questo modo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e dovremo procedere lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante senza fare ulteriori diminuzioni per due righe. Quindi puntiamo l'uncinetto nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e procediamo così per due righe. Ok, fatte le due righe, rifacciamo di nuovo la riga con le diminuzioni, quindi una catenella, voltiamo il lavoro, una diminuzione, quindi due maglie basse chiuse insieme, procediamo lavorando una maglia bassa nei 20 punti successivi. Ed una diminuzione a fine riga. Facciamo una catenella e ripetiamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima, quindi lavoreremo due righe di maglia bassa senza fare ulteriori diminuzioni. Puntiamo quindi l'uncinetto nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e procediamo così per due righe. Ok, a questo punto abbiamo creato il corpo della nostra borsa, adesso procederemo lavorando la fascia che sarà una parte del manico. Quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro,
procediamo lavorando una maglia bassa nei 9 punti successivi, quindi non andremo a lavorare tutta la riga intera, ma lavoreremo solo una parte. Puntiamo l'uncinetto nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa negli 8 punti restanti. Ok, a questo punto mi fermo, questa parte la lascerò libera, voltiamo il lavoro, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una diminuzione in questa prima parte, quindi procedo lavorando due maglie basse chiuse insieme in questo modo e una maglia bassa nei punti restanti. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare due righe di maglia bassa senza fare ulteriori diminuzioni. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e adesso dovremo ripetere lo stesso procedimento. Vado a fare una diminuzione, quindi due maglie basse chiuse insieme e una maglia bassa nei punti restanti. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare due righe di maglia bassa senza fare altre diminuzioni. Quindi il procedimento da ripetere sarà questo. Due righe le facciamo senza diminuzioni ed una riga la facciamo con la diminuzione all'inizio della riga. Che sia o destra o sinistra non fa differenza, l'importante è che ci sia. Quindi procediamo in questo modo, alternando quindi una riga di diminuzione e due righe senza diminuzioni, fino a raggiungere le 4 maglie. Ok, ho raggiunto 4 maglie facendo l'ultima diminuzione, a questo punto faccio una catenella, volto il lavoro e procederò lavorando 13 righe totali a maglia bassa senza fare ulteriori diminuzioni. Bene, lavorato tutto il pannello, a questo punto vado a tagliare la fettuccia, la taglio un po' più lunga così poi vado, la utilizzerò per unire i due pannelli, quindi sia il manico di questo pannello che il manico dell'altro pannello, perché l'altro pannello con la fettuccia fantasia lo faremo allo stesso modo, quindi non vi farò vedere il procedimento di quello perché è lo stesso. Ma ho preferito farvi vedere il procedimento con questo colore che si vedono meglio i passaggi. Quindi ripetiamo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Bene ragazzi, una volta lavorati entrambi i pannelli, quindi sia il pannello con la fettuccia fantasia che il pannello con la fettuccia monocolore,
andiamo a sovrapporli in questo modo. Quindi facciamo combaciare il rovescio con il rovescio e la prima cosa che io andrò a fare sarà unire il manico, quindi questa fascia con questa fascia li andremo ad unire in questo modo, in modo da creare un unico manico. Quindi utilizzando il filo che ci siamo tenute più lungo, io vado a far combaciare questa volta il dritto con il dritto e farò la cucitura sul rovescio. Vado a fare una cucitura semplicissima, quindi entro prendendo la metà asola del pannello fantasia e metà asola del pannello monocolore, in questo modo, e tiro, ritorno indietro, quindi vado a puntare l'ago sul pannello fantasia, punto anche sulla maglia frontale del pannello monocolore prendendo sempre metà catenella e tiro, e procedo così per le altre due maglie. A questo punto andiamo a bloccare il filo con un nodo e poi tagliamo il filo in eccesso. Questo sarà il risultato, ora dobbiamo andare ad unire il resto della borsa. Quindi partiremo dalla base, utilizziamo lo stesso uncinetto con cui abbiamo realizzato i pannelli e andremo a prendere la fettuccia monocolore. Ci facciamo il cappietto iniziale. Partiremo da questo angolo, quindi mi punto l'uncinetto nel punto che mi ritrovo sull'angolo, idem per l'altro pannello, quindi devo prendere entrambi i punti, ho la fettuccia sull'uncinetto e mi aggancio facendo una maglia bassissima in questo modo. A questo punto andremo ad unire i due pannelli a punto gambero, quindi non a maglia bassa o maglia bassissima, ma a punto gambero. Voi volendo potete farlo anche lavorando a maglia bassa, a maglia bassissima, o addirittura cucire direttamente con ago tira fettuccia e fettuccia. Quindi mi faccio una catenella e invece di lavorare in questo verso lavorerò da questo verso, ovviamente per le mancine sarà il contrario. Quindi punto l'uncinetto nel punto precedente in questo modo, devo prendere entrambi i punti, quindi sia sul pannello fantasia che sul pannello monocolore, prendo il filo e vado a chiudere a maglia bassa. Quindi lavoreremo semplicemente una maglia bassa, ma lavorando all'indietro, al rovescio, quindi punto nel punto precedente, prendo il filo e chiudo, punto nel punto successivo precedente, prendo il filo e chiudo, e procedo così per tutte le maglie che mi ritrovo lungo tutto il bordo della mia borsa, devo andarlo a cucire tutto. Arrivata a questo punto procederò lavorando a punto gambero anche lungo tutto il manico, ovviamente partendo da questo punto mi faccio tutta questa linea e farò anche questa parte. Arrivata qui taglio il filo, ripartirò dall'angolo, quindi da qui mi faccio tutto questo lato
e procederò lavorando lungo questo manico e poi arriverò a questo punto dove poi taglierò il filo e avrò concluso la cucitura dei due pannelli. Una volta che abbiamo terminato tutto l'assemblaggio andiamo a tagliare il filo e andiamo a bloccarlo con un nodo e poi nascondere il filo tra le maglie. E a questo punto la nostra borsa è pronta. Voglio mostrarvi la scheda tecnica che potete trovare sul sito di Tutti a Mano Luisa, dove c'è sia la versione come l'ho fatta io, più o meno io ho fatto qualche variazione, perché qui andava messa una mini padellina, se riesco a farvela vedere, vedete come chiusura, io ho preferito non farla, come ho preferito non mettere tutte queste frange con la fettuccia in fantasia, però comunque c'è sia la versione così, quindi in fettuccia, che con la lana o con il cordino, se non sbaglio, più o meno comunque sia lana che cordino, più o meno lo spessore è quello, e questa la trovate sul sito di Tutti a Mano Luisa, quindi se avete bisogno proprio della scheda tecnica potete trovarla sul sito, mentre se volete realizzare questo stesso modello del tutorial un po' più grande, sia in larghezza che in altezza, vi basterà aumentare le catenelle iniziali ed aumentare le righe senza diminuzioni, quindi quei 15 cm che abbiamo fatto senza diminuzioni vi basterà aumentarli e la borsa verrà più grande. Per quanto riguarda la fodera potete fare una semplice fodera a sacchetto, di cui trovate sempre il link nel box informazioni del mio tutorial sulla fodera semplice, e nulla, poi potete sbizzarrirvi con la fantasia, in realtà è una borsa molto semplice, è pratica, è a sacca, ora la vedete un po' così piatta perché non l'ho imbottita e l'ho appena terminata, però comunque è una borsa tipo la masa, avete visto come resta un po' piatta, ecco questo è il modello. Comunque spero che questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto, ovviamente tutti i materiali utilizzati sono di Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio il link qui in alto e nel box informazioni qui in basso, insieme a tutta la lista dell'occorrente e le varie informazioni, anche i miei contatti se avete bisogno di consigli, avete qualche dubbio riguardo al progetto. Se il tutorial vi è piaciuto vi invito a condividerlo con tutte le vostre amiche creative, se vi fa piacere potete anche iscrivervi al mio gruppo Crochet with Love che si trova su Facebook, trovate il link nel box informazioni qui in basso, e se volete continuare a seguire tutti i nuovi tutorial e le prossime novità riguardo le borse ad uncinetto vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando sulla mia foto che comparirà qui. E detto questo io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!